Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamo adesso questo video di un panettone glassato fatto dagli amici del gruppo Nuvola Un amore di pasta madre in un impasto collettivo. Io l'ho fatto qualche giorno dopo, però facendo mezza dose. Vediamo insieme come seguirlo. Io ho ripreso tutti i passaggi, tutte le descrizioni che Rosa ha dato durante questo impasto e ho cercato di farlo al meglio. Bene, vediamolo insieme dopo. Bene, mi sono preparata gli ingredienti che ho tenuto in frigo, tranne il burro che sta a temperatura ambiente. Ho montato la foglia e faccio schiumare il lievito con l'acqua. Poi tolgo la foglia e metto il gancio e continuo, comincio a mettere la farina. Metto la farina, continuo a girare sempre al minimo. E metto anche i tuorli, però uno per volta, piano piano, faccio assorbire prima di mettere l'altro. Bene, qui naturalmente io ho fatto dei tagli, quindi voi fate assorbire bene gli ingredienti prima di mettere il resto. Poi aggiungo lo zucchero in 3 volte, faccio assorbire bene. Faccio incordare, una volta incordato un pochino, aggiungo il burro a piccoli pezzi in 3 porzioni. Mentre metto il burro, ogni tanto fermo la planetaria e ribalto la massa con una spatola. Ok. Assorbito tutto il burro, portiamo ad incordatura. Controlliamo sempre l'impasto che non superi la temperatura, non deve superare i 24-25 gradi. Io avevo messo anche la ciotola in frigo e quindi dovrei andare bene, però con il termometro misurate. Il mio si è mantenuto intorno ai 21 gradi. Bene, è incordato bene, come vedete. Devo dire che è la prima volta che mi si incorda così facilmente. Non ci ho messo tanto, una ventina di minuti, calcolando anche le pause. Sto pirlando l'impasto. Una volta pirlato, l'impasto va messo dentro una ciotola dove faremo un segnetto per controllare la crescita. Questo impasto deve triplicare. Vedete, ho fatto un segnetto per controllare e la mattina dopo l'ho trovato più che triplicato, è andato anche più su di come doveva essere. Quindi bisogna controllare bene la crescita. Bene, adesso lo sgonfio, lo metto dentro la ciotola della planetaria e lo appoggio in frigo mezz'ora per far abbassare la temperatura. Ok, mi sono preparata gli ingredienti per il secondo impasto, tutti in frigo tranne il burro che rimane a temperatura ambiente naturalmente. E adesso comincio a fare il secondo impasto. Faccio girare per far riprendere bene la massa e poi unisco la farina piano piano e l'acqua, anche l'acqua lentamente.
Cerchiamo di tenere sempre incordato l'impasto. Aspettiamo che assorba bene l'acqua e la farina prima di inserire gli altri ingredienti. Il prossimo passaggio è mettere lo zucchero in 3 volte. Naturalmente controlliamo sempre la temperatura perché se si alza spegniamo e appoggiamo un attimo in frigo. Ok, adesso mettiamo lo zucchero in 3 volte, ogni volta aspettiamo che si assorbe la prima parte e poi aggiungiamo il resto. Vedete, l'impasto si mantiene incordato, quindi è un buon segno. Ok, si stacca dalla ciotola. Ora mettiamo l'uovo, sempre uno per volta, piano piano, facciamo girare, aspettiamo che lo assorbe. Io qui ho tagliato ancora. Beh, non potevo fare il video lunghissimo di un'ora, eh? Quindi voi calcolate, prendetevi tutto il tempo che ci vuole. Portiamo a incordatura. E adesso inserisco il miele dove ho messo anche i semi della bacca di vaniglia. La ricetta dice di mettere miele e poi i semi, però io ho fatto così, ho sciolto il miele a bagnomaria e l'ho messo direttamente dentro, ho miscelato i semi dentro il miele. Ogni tanto, come vedete, stacco, ribatto l'impasto dentro la ciotola, poi faccio girare ancora. Scusatemi se ripeto magari ancora le stesse cose, però ecco qua. L'impasto io direi che è pronto, vedete c'è il velo. A questo punto possiamo inserire uvetta e canditi e faccio girare ancora per far amalgamare bene. Ok, ora l'impasto va fatto riposare una trentina di minuti sul piano di lavoro, io lo sistemo un attimino, poi lo faccio riposare, l'ho fatto puntare. Però sinceramente io l'ho tenuto soltanto 15 minuti, la mia solita fretta. Però la ricetta dice mezz'ora e magari coprirlo con una ciotola per non farlo asciugare troppo. Ok, dopodiché lo possiamo pirlare. Ed ecco qua la mia pirlatura. Piano piano sto imparando meglio a farla, eh. Beh, non sono una professionista, però bene o male la faccio. Ok. Allora, prima di pirlare ho pesato l'impasto. Naturalmente se avevo fatto la dose per intero avrei fatto le pezzature e poi pirlato. In questo caso io faccio solo un panettone e il peso è poco più di 1 chilo, 1 chilo e rotto, 1,60 kg mi sembra. Io userò questo pirottino basso, non alto, eccolo qua. Quindi metto tutto l'impasto, questo è da 1 chilo, quindi va benissimo, 1,60 kg, anche 1,100 kg. Copro con pellicola e adesso lo metto a lievitare. Non ho la cella di lievitazione, metto nel forno con la lucetta accesa. Ok, adesso mi preparo la glassa. Questi sono gli ingredienti. Ho tritato le nocciole insieme allo zucchero, poi aggiungo la fecola, l'uovo, no, l'uovo, scusate, l'albume e frullo. Eccolo qua. Questa è la glassa pronta che vado a mettere in frigo. E naturalmente va messa alla fine prima di infornare. Ok, mi controllo sempre la lievitazione, deve arrivare a 2 cm dal bordo, vedete, sta crescendo, ci ha messo 6-7 ore, pressappoco. Però non contate le ore, ma vedete, ci possono volere anche 12 ore, dipende dalle temperature. Eccolo pronto. Il forno naturalmente è già acceso. Io ho messo la temperatura a 165 pressappoco.
Qui ho messo, prima di infornare, metto la glassa con una sac à poche, poi copro con granella di zucchero e zucchero a velo. Bene, come vedete sta già crescendo dopo 15-20 minuti. Chi fa questi grandi lievitati come me, conosce bene l'ansia, magari siamo davanti allo sportello del forno a vedere se l'impasto cresce. Bene, io direi che è cresciuto, che è venuto molto bene. C'è un buon profumo. Ora lo facciamo, lo infilziamo, scusate, lo infilziamo, lo mettiamo a testa in giù fino al raffreddamento. Ed eccolo qua. Molto bello, devo aspettare un pochino per tagliarlo, anche se sono curiosa di vedere la fetta. Ed eccolo tagliato. Beh, io direi che è perfetto. È morbidissimo dentro, ma nello stesso tempo asciutto. Il profumo anche è buonissimo. E adesso lo assaggio. Guardate che morbidezza. Bello, molto bello, sì, sono soddisfatta. Ringrazio Rosa per averci suggerito questa ricetta. È una ricetta presa su internet, adesso non ricordo di chi è, però se volete la trovate sul gruppo Nuvola, un amore di pasta madre. E la ricetta l'abbiamo soltanto un pochino rivisitata, diciamo così. Bene, amici. Spero che questo video vi sia piaciuto e che sia riuscito a spiegare bene o male tutti i passaggi, così potete rifarlo chi non l'ha fatto insieme al gruppo. Io sicuramente lo rifarò, farò dei panettoncini più piccoli, magari da mezzo chilo o da 7,50 da regalare. Ciao amici, vi ringrazio della visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!